Caro Bitonci, non ce l'ho con la Lega perché la Lega ha capito che aveva torto sulle mie posizioni, quindi perché non accettarli? Questo è un po' il succo dell'analisi. Beh, ma intanto mi tocca andare d'accordo anche con Parenzo, quindi è una cosa altro che svolta epocale, direi. I miracoli di Draghi, caro Bitonci. Di Draghi, esatto. No, io capisco. Sì, ma sei tu che sei cambiato. Anche tu. il ragionamento di Zingaretti. Cioè, il PD non può pretendere di una riedizione del governo Conte bis. Nel momento in cui c'è stato il fallimento della maggioranza e c'è stato un richiamo abbastanza, cioè molto deciso ed esplicito da parte di Mattarella, è logico che la Lega ha fatto una scelta di campo. Una svolta importante come è stato detto, ma l'ha fatto nell'interesse generale del paese. Questo è estremamente chiaro, perché insomma veniva ricordato anche prima, cioè i dati economici sono disastrosi. Abbiamo avuto 444.000 licenziamenti lo scorso anno, abbiamo raggiunto una percentuale di disoccupazione giovanile come mai c'è stata, soprattutto disoccupazione femminile. Scusi, ma mi dica una cosa, femminile. Bitonci, con sincerità, poi adesso arrivo anche a Rosato, non vada via Rosato, sto arrivando, ma il problema è anche un pochino il vostro radicamento al nord, no? Noi sono giorni che qua diciamo avete un ceto produttivo del nord, lei lo sa bene, essendo di Padova. Beh, guardi, che vi dice, io ma che fate, che, ma veramente volete uscire da un gioco che ci deve salvare la vita a tutti, no? Ma penso, questo ovviamente che sia chiaro, perché ho letto e continuiamo a leggere delle ricostruzioni, per carità, i giornalisti fanno il loro lavoro, cioè non ci sono divisioni all'interno del movimento, nel senso che, come sempre è successo anche con il Conte 1, anche quando insomma si è deciso di uscire dalla maggioranza, c'è una dialettica interna all'interno della Lega e dopo c'è un leader che si chiama Matteo Salvini che tira le somme. Quindi all'interno discutiamo, come sempre è stato fatto, c'è un'esigenza ovviamente da parte dei governatori, noi abbiamo insomma in alleanza 14 governatori, la maggioranza assoluta, abbiamo centinaia e centinaia di sindaci. Ci sentiamo poi rappresentanti anche delle partite IVA, cioè lo dico anche da dottore commercialista nel mio studio adesso, e quindi c'è un'esigenza di uscire da questa crisi. Bidonci, ma il timore e siccome che... Draghi e no. Siccome Draghi, concludo, e siccome Draghi ricordiamo anche in passato è una figura estremamente importante, ma mi pare che abbia anche le idee chiare su quello che si vuole fare. Io ricordo un intervento fatto nel 2011, quando era governatore ancora della Banca d'Italia, dove parlava sia della spesa buona, spesa cattiva, ma soprattutto del tema degli investimenti e degli appalti, il tema dei finanziamenti europei. Mi dica una cosa politica, spesi. Così quindi, poi arrivo da Rosato. Sono mi temi scusi. Fondamentali. Dal punto di vista politico, però, avete paura che Giorgia Meloni, restando all'opposizione, certamente, come dice Minzolini, si autoesclude da un tavolo fondamentale, quello sul recovery, però potrebbe lucrare, comunque, dato che ci sarà un pezzo degli anni scontenti, c'è cioè sempre in questo paese, potrebbe diventare un'opposizione molto forte alla fine di questa esperienza. Lo temete? No, sì, assolutamente consci. Intanto bisogna dire che la scelta di Fratelli d'Italia è una scelta che ha una sua coerenza. Cioè loro dall'inizio della legislatura hanno sempre seguito quella linea, non condivisibile in questo momento particolare, dove tutte le linee, tutte le forze politiche dovrebbero stare assieme sotto un unico cappello, anche perché, diciamolo francamente, in un momento come questo, dove si potrebbero affrontare anche le riforme, perché le riforme fatte da una sola parte poi vengono cambiate con la legislatura successiva, invece questo è un momento in cui si potrebbero affrontare anche delle importanti riforme tutti quanti assieme. E quindi star fuori penso che sia assolutamente sbagliato. Facciamo una cosa, sentiamo cosa dice.